Oh, siamo in onda. Bene. Allora, oggi vi voglio parlare di Repubblica. Ah, Repubblica. Repubblica che si è scatenata contro le false notizie, eh? Le false notizie. Allora, state a sentire, guardate. Allora. E allora sì, ecco, hanno costituito una specie di rubrica, è così, rubrica online. Allora, sul sito di Repubblica nasce, di quando è questa roba qui? 22 giugno, 22 giugno 2020. Allora, cosa hanno architettato questi di Repubblica? Sul sito di Repubblica nasce True, True, che si dovrebbe leggere, però si può leggere anche True, che in lingua inglese vuol dire vero, vero, ma poi l'hanno scritto True, l'hanno scritto praticamente con T grande, R piccolo e poi UE in grande, UE, perché UE in grande? Te lo dico loro perché UE in grande. UE o Unione Europea. Da oggi la rubrica online in collaborazione con il Parlamento Europeo. Figuriamoci, cioè nota fonte di indiscutibili verità, no? Una roba che non conta nulla, conta solo la Commissione. Questi paga meno del 2 di briscola. Vabbè. La Commissione Europea conta e basta. Una serie di approfondimenti per capire da dove partono le false notizie, per smentirle, per difendersi dalla disinformazione! Dalla disinformazione, fantastica! Fantastica, proprio la disinformazione. Sembra quasi, come dire, in modo così candido, disinvolto, ignaro, no? Ignaro. Allora, Bruxelles, va bene. E ecco perché poi la cosa nasce Bruxelles, ad aprile sui siti di propaganda legati al Cremlino inizia a circolare la notizia secondo la quale il coronavirus sarebbe stato creato da Bill Gates per dominare il mondo. E perché te si sorprenderesti? Scusa, è quello che ha detto che per ogni dollaro investito nel vaccino, nei vaccini, lui ne guadagna 20, cioè voglio dire, un profitto così, un rendimento di questo genere, uno se lo sogna in tutti gli altri campi dell'attività economica, no? Ecco, no, dice, no, capito, Bill Gates, no, Bill Gates, si può dubitare di Bill Gates, per carità, si può dubitare di Bill Gates, era pure, tant'è vero che non si possa dubitare di Bill Gates, è come certificato dal fatto, mi pare, nell'agendina telefonica di Epstein c'era anche il nome di Bill Gates, ovviamente. No, quindi, come tu fa a dubitare uno così? C'è verso, va bene? Nelle settimane successive migliaia di persone manifestano a Berlino e altre città tedesche con il tentativo di imporre una dittatura globale da parte del fondatore di Microsoft o in alternativa per mano di malevoli elite internazionali intenzionata a stabilire un nuovo ordine globale. La Repubblica quindi non gli va bene che questi manifestino contro Bill Gates, no? Che tra l'altro ha fatto un monte di danni in Cina, no in Cina scusate, in India e in Africa, no? In India l'hanno cacciato proprio in malo modo. Anzi, bisogna, io faccio un video su questa roba, perché, no? Un video, ecco. Allora dice, ma insomma la Repubblica, quindi allora la Repubblica, se voglio dire, dall'alto di questa sua autoproclamazione, no? Si autoproclama quindi a difesa della verità, no? Della verità dell'informazione, dell'informazione reale, quelli come dicevano lì alle reti Mediaset, i professionisti, fidati dei professionisti dell'informazione, dell'informazione, se siete, dai, proprio fidati, non ti ho mai preso per il culo, quindi ti puoi fidare tranquillamente. Allora io praticamente però ho fatto, come dire, non compro Repubblica.
esattamente come la Nazione da decenni, va bene, da decenni, e il Corriere della Serva, pardon, il Corriere della Sera, scusate, mi era venuto questo lapsus perché una volta un certo Federico Fubini, per gli amici Furbini, no? Che anche lui scrive per Repubblica, mi pare addirittura faccia gli editoriali a questo fenomeno, no? Un giorno in televisione andò in televisione e si vantò del fatto di aver oscurato la notizia dei 700, 800, non mi ricordo la cifra esatta, bimbi greci morti a causa dei tagli alla sanità, greca, pubblica greca, appunto prodotti dalle politiche imposte dalla Troia, ah, Troia, Troia, come diciamo a Livorno Troia, perché la C, la K spariscono. Questo è il Corriere, per questo mi viene di dire il Corriere della Serva, ma ovviamente Serva appunto serve di Bruxelles, no? Della UE, dell'Unione Europea e così via, dell'FMI, eccetera, eccetera. Però ovviamente sono un lapsus freudiano, Corriere della sera, ma anche del buio proprio. Corriere del buio, cioè, meglio, come dire, andare a tastoni nel buio e leggere il Corriere della Sera. Allora, verifichiamo allora se Repubblica fa le cosine a modo, no? Le cosine a modo e vediamo un po', facciamo i nostri riscontri, no? Allora, io praticamente ho girato per la città. Allora, come vi ho preannunciato, non faccio acquisti di giornali da mo', da decenni ormai, sono troppo pesanti, la carta pesa troppo, capito? E pesa, una parte pesa, dall'altra alleggerisce il tuo portafoglio. Allora ho fatto questa fotina, non so se la vedete, di questo praticamente. Locandina fuori da un'edicola di Via Nazionale a Firenze, non so se si vede un granché. Ecco, praticamente, se non la vede, se non si vede bene, perché ovviamente i mezzi tecnici dell'Etrusco sono quelli che sono, allora ve lo dico io cosa c'è scritto. C'è scritto: La Repubblica, emergenza turismo, arrivi dimezzati. Dimezzati. Dimezzati, magari fossero dimezzati. Dimezzati vuol dire il 50%, vuol dire una camera su due è occupata, no? Allora vediamo un po' se sono dimezzati gli arrivi, come dicono loro. In realtà basterebbe farsi un giro per la città per capire se sono dimezzati o azzerati o quasi azzerati. Allora vediamo un po' che ne pensa un personaggio, come dire, non accusabile di complotti, no? Di complotti, perché questo, se no, ci sono complottisti, no? Complottista, cioè quello che praticamente cerca complotti, quello è il dietrologo, no? Il dietrologo. Allora, andiamo a vedere, qui ho trovato un tweet, ecco, Susanna Ceccardi. Ecco, chi è Susanna Ceccardi? Susanna Ceccardi è la candidata del centrodestra, che io vi preannuncio subito, non voterò neanche centrosinistra, no? Non voterò, basta, non mi frega un tubo di costoro, né di destra e di sinistra. Però è interessante quello che scrive. A Firenze, scrive la Ceccardi, è un tweet di qualche giorno fa, del 25 giugno, no? Solo una struttura alberghiera su cinque ha riaperto. Il grido di allarme degli operatori del settore non può rimanere inascoltato. Toscana, riparti, eccetera. E poi praticamente ci mette questa, la. Un, la, la, fo, la foto della pagina della Nazione, che scrive praticamente: le catacombe degli alberghi non c'è nessuno. Va bene, non c'è, ecco, se ne è accorta pure la Nazione, cioè la Nazione, noto giornale tiraballe, no? Appunto frequentato da imbrattafogli di tutti i tipi.
così portato avanti, ma più che altro portato indietro, ma più che portato avanti da appunto questi personaggi che si fanno chiamare giornalisti. Allora, quattro camere, scusami, quattro hotel su cinque chiusi, eh? Quattro camere, fammi fare legge, perché allora, a Firenze solo una struttura alberghiera su cinque aree aperto. Il grido di allarme degli operatori del settore non può rimanere. Allora, solo una su quattro. Come fa a esserci il turismo dimezzato? Cioè gli arrivi sono dimezzati, ma o Repubblica, ma le sai fare i calcoli, eh? Li sai fare, ma chi, voglio capire, cioè questi riescano a lavorare, quelli di Repubblica, giornalisti peggiori di quelli della Nazione, non c'era verso, non c'era verso, capito? La Nazione si era detto, no? Una specie di San Marino, la Nazione piccina, no? Proprio, e sono piccini, insomma, questi omini non si vedono nemmeno, va bene, ora faremo un po' bere perché è un caldo, si affoga, come si dice a Brozzi. Ovvio, aspettando le prossime temporali, i prossimi raffrescati. Allora, piccina la nazione, quindi la nazione già è una cosa piccina, tipo una nazione tipo il Liechtenstein, tipo Lussemburgo, Andorra, no, no. E questi di Repubblica sono ancora più piccini della nazione, è incredibile, 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 incredibile. Basta, basta. Ora mi riscaldo troppo, già mi fa un caldo boia. Allora, ho finito questo intervento, e mi raccomando, quando incrociate una locandina con le boiate colossali scritte da Repubblica, cioè fa una cosa, girate al largo e magari andate a fare qualcosa di più interessante. Tra l'altro, cioè, allora, scusa Repubblica, torniamo un secondo a Repubblica perché ecco, allora, che c'era scritto che loro volevano fare. Eh no, l'ho cancellato, va bene. Ah, se non mi ricordo, loro diceva, si impegnavano a fare la ricerca di queste appunto fake news, queste balli spaziali, no? Allora, guarda, tu puoi andare lì in Via Nazionale, io ben le trovavo, Repubblica, ben trovato, roba tua, cioè roba di casa tua, quindi tu fai anche poca fatica a cercare le bidonate, le bufale e le balle spaziali. Tu, cioè, comincia da casa tua a fare il repulisti, no? Come dire, prima si fa pulizia in casa propria, poi semmai si va a pulire anche le case di altri, va bene? Un concetto molto semplice, vediamo se questi fenomeni di Repubblica e le banane appunto ci arriveranno a capire. Ciao ciao, a presto su questi schermi dal vostro affezionatissimo e soprattutto irriverentissimo amico etrusco, ciao ciao.